eventi importanti come il Natale, quindi l'idea di ripensare al Natale per quello che era, per cosa è stato e cosa significa davvero, mi sembra che non sia soltanto un modo per fare cose belle, ma ricordare che il Natale è esattamente quello del presepio, non è con le luci. Questo presepio ritrovato in Castellammare di Stabia ci regala per questo nostro Natale, nel senso che dà la possibilità di fruire la contemplazione del mistero della nascita, secondo forme artistiche sublimi, a misura d'uomo addirittura, per poter vedere proprio come questa nascita. Grazie, vice sindaco. L'iniziativa si è apprezzata anche da gente che abita fuori Bologna, perché grazie ad un personaggio come il dottor Irolo, che è qui con noi, che è l'ideatore di questa opera d'arte, del recupero di questa opera d'arte, che oltre ad essere restauratore di questa opera è anche uno dei nostri migliori concessionari dell'arte in Campania. E in occasione di un incontro che abbiamo avuto 3 anni fa a casa sua, mi fece vedere una foto di una di queste statue, e da lì nacque l'idea, che poi ha avuto seguito quando è terminato il restauro, ha trovato immediato assenso da parte della Curia, quindi qui ringrazio Monsignor Vecchi per aver accolto proprio così rapidamente la proposta. Voglio ringraziare anche il Comune, voglio l'occasione per il tutto, voglio ringraziare l'Arcidiocesi di Bologna, l'azienda che ci ha permesso praticamente di portare qui in questo nostro presepe, che è l'espressione moretina dell'arte campana. Diciamo presepe, ma il presepe è la mostra dei pastori del nostro presepe, in quanto le scenografie avrebbero avuto bisogno di maggior tempo. Quando ho avuto l'occasione 3 anni fa di rivedere questi pezzi, che praticamente erano lavorati dal tempo e quindi tutti ammucchiati, lì è sorta l'idea che nelle nostre attività, oltre che pensare solo al commerciale pure, era giusto pure che noi dedicassimo un po' delle risorse delle nostre aziende a qualcosa che era il sociale. Avremo un onore averlo portato qui e far conoscere quindi a presto anche questa opera d'arte alla nostra città. La nostra città che ha anche tanto da dare. Sembrava un sogno accarezzato 3 anni fa, diventa questa sera una realtà. Il desiderio di poter portare a Bologna, al termine del restauro, il presepe del Duomo di Castellammare di Stabia. Una collaborazione della Chiesa di Bologna con la Chiesa di Sorrento Castellammare di Stabia ha reso possibile questo sogno accarezzato in questi 3 anni, grazie anche alla generosità e alla collaborazione del signor Giovanni Rollo, che ne ha sponsorizzato il restauro. Si compone di circa 60 elementi tra figuranti e animali vari. È stato restaurato dalla ditta Iacoletti di Napoli. Lo possiamo ammirare così come lo vediamo questa sera. Il presepe del Duomo di Castellammare di Stabia, possiamo dire, è una delle opere d'arte più belle, ma anche per la grandezza dei figuranti. Esso si compone, come tutti i presepi napoletani, che hanno avuto la particolarità di portare sulla scena della Natività, intorno alla scena della Natività, alcune scene di vita vissuto. I Magi, l'Osteria, la Natività e un popolo di pastori che va verso la Natività.
applauso a Gaetano Maria Palumbo Alziati. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Restauro, come dicevo prima, pensando a tutti i bambini che non avevano avuto possibilità come l'avevo visto io tantissimi anni fa, e quindi pensavo a tutti i bambini della città di Castellammare, i bambini di tutto il mondo, e così un pensiero correva ai nipotini che stavano per arrivare. Grazie dottor Rinollo, grazie.